Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Spesso abbiamo parlato di prolattina, io, gli altri colleghi, abbiamo evidenziato quanto una prolattina alta in esami ripetuti possa essere segnale anche di una iperattività della ghiandola ipofisaria, per esempio un microgranuloma dell'ipofisi, ma lo scopo di questo video era quello di ridurre un po' l'allarme che si può creare, ad esempio, in un primo esame in cui la prolattina è alta. Fermo restando che la prolattina è un ormone che rilasciamo anche in risposta a uno stress, e per alcune persone anche solamente l'uso dell'ago per il prelievo può essere causa di stress, e quindi di un aumento transitorio della prolattina che andrebbe in effetti dosata a 0 e 30 minuti, ma spesso per praticità non si fa o non viene chiesta. In questo video volevo parlarvi del fatto che esiste una isoforma con un peso molecolare diverso, più alto, che è la macroprolattina. Cosa succede? Che nelle normali esami di laboratorio la macroprolattina può essere identificata come prolattina. Questa forma, che ha un peso molecolare maggiore, ha un'attività biologica minore, per cui effettivamente noi potremo trovare livelli elevati di prolattina, andare, diciamo così, in allarme, mentre magari questi alti livelli sono legati alla presenza della macroprolattina, che non ha un'azione biologica, per cui sicuramente è un campanello d'allarme minore. È difficile chiaramente conoscerla, anch'io ne sono venuto a conoscenza da non troppo tempo, e quindi non, spesso non viene richiesta questa distinzione, anche perché la misurazione andrebbe fatta con la precipitazione nel polietile etilen glicole, tra l'altro procedure di cui io non sono esperto, solo per dirvi, insomma. E quindi ecco, ci potrebbe essere magari in un caso di iperprolattinemia la richiesta successiva da parte del medico, in questo caso più di tutti l'endocrinologo, nella ricerca anche selettiva della macroprolattina. Questo per dirvene l'esistenza, condividere con voi le mie nuove conoscenze. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.